risultati praticamente alla concessione di benefici della giustizia per lega a favore delle società di politica fascista nazionale, appunto ha dichiarato così tutto proprio nella parte di fermandosi sul quarto a svolgere
Analisi nella giurisprudenza, assai minuziosa, puntuale e direi del tutto originale, perché la giurisprudenza non è particolarmente vasta e viceversa è stata individuata proprio nella casistica e quindi nell'emergere degli interessi. Se la Commissione è d'accordo rispetto ad una tesi la cui valutazione assolutamente positiva credo di aver già espresso, è proprio individuando semplicemente i punti d'inizio del 76, del 90, ma fermandoci in particolare sulle emergenze che vengono dalle esperienze alle quali sono più ricordi, che il decentramento nasce come uno strumento finalizzato al raggiungimento delle norme di lavoro che grava sull'amministrazione comunale. Prima ancora di una configurazione giuridica e di una codificazione giuridica, lo strumento di decentramento nasce come un'esigenza presso nella collettività. Non a caso, prima della codificazione, prima della legge, abbiamo una serie di forme appunto spontanee di decentramento, nati anche per comunità, che hanno bisogno di portare alla luce di esigenze della collettività. La legge 275 del 1976 nascono quindi consigli di quartiere che rispetto all'attuale situazione avvenuta poi con la 142 del 90, con la 81 del 93 e successivamente ancora la recentissima legge del 1996. Adesso le province anni 100 anni fa erano nominate e quindi dicevo man mano che dal 1975 al 1976 viene definito il fatto che abbiamo una 142 del 90 che stabilisce un presidente del Consiglio Costituzionale, e delle commissioni composte appunto dal consigliere anche dal governo aperte appunto all'esterno. Poi ma oltre a questa descrizione che decentramento non è più espressione autenticità del fenomeno. Il decentramento, se dice non tanto parlare, fa pensare proprio a questa designazione, infatti il soggetto che è decentro è colui che, avendo un potere diciamo centrale, dovrebbe incentrare o centrare, se lo non è questo, è nato un processo genetico. Ed entra nella rete normativa queste. Quindi dicevo questi sono sbagliati che hanno una documentazione ben precisa, arriviamo anche una importantissima legge 165-192 che consente ai singoli statuti comunali di prevedere le azioni. Sento, questo è un profilo istituzionale circa. Vediamo c'è da dire innanzitutto che e non in senso politico, perché in senso politico tutto ciò che è espressione della comunità ha valore in senso istituzionale. Le circoscrizioni c'è un altro ma di tempo l'unità che esiste in quanto esiste il Consiglio Comunale e va in fondo si scrive il Consiglio Comunale e perciò qualsiasi ragione automaticamente vengono meglio le circoscrizioni. E in varie città italiane noi abbiamo visto proprio una differenza evoluzione. Ovviamente l'evoluzione del singolo del decentramento urbano dei singoli cittadini presenti in vari molto interessante. Sì, probabilmente il Consiglio Comunale può delegare proprio a destra
e le decisioni che prende poi il delegato hanno gli stessi effetti che avrebbero. Nell'ambito dei servizi di base e nell'ambito di materialità. Ora qui ovviamente è la data, se incentriamo su questo punto, è della persona fuori, così dicevo, dipende sempre, sempre l'amministrazione comunale, se vengono legati, e qui abbiamo due città, per esempio, Roma, Roma, per esempio, questo anche un altro aggiunto perché il quartiere di Roma comprende quasi 100.000 abitanti, ma nel senso che abbia regato, e quindi altri quartieri, erano solo Roma, Roma soprattutto altre città come Bologna, anche altre Catania, non c'è non ci sono limiti o mix di legittimità, no, il discorso è questo, sì, lo fa. Sì. Il discorso è questo, è la fonte non i pareri non capisci, cioè, i pareri sì, hanno, non c'è problema, sono pareri, diciamo, no, hanno la funzione, sì, hanno, ci sono in casi sono educativi, alcuni casi sono educativi, non sono hanno. Capito. Il problema non si può deliberare, quello deliberato, lei ha detto che la commissione ha preso atto che ci sono, così come scrupolo si dubita sulla legittimità di queste deleghe, dunque sulla validità da nessuno, insomma, è dato per soltanto in generale tutti gli atti diciamo, e quindi in base a cosa si deve chiedere per me, può essere per me, spero per me, il suo desiderio è un buon attimo, vediamo così quanti della testa tema che ho ascoltato, quello delle violenze, purtroppo pensa che voglio andare su per poi avere purtroppo una che vedo più di fronte anche da stabilito che i singoli paesi debbano produrre un'attività carattere amministrativo, ma anche un intervento forte specifico nell'ambito del sociale per far sì che questi soldi non abbiano luogo. E quindi dobbiamo anche ricordare, molto importante, una sentenza. La sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo, sentenza che è stata rilasciata in Olanda. Una ragazza non si può configurare e per raffigurare il reato della prostituzione dovrebbe produrre la azione giudiziaria la stessa ragazza. Allora viene aggiunta la Corte Europea si occupa la violazione di due articoli, l'articolo 3 e l'articolo 8 della Convenzione Europea appunto per il diritto europeo, perché con l'articolo 8 di là la telecamera non c'è nulla, c'è il